stata. Allora, il prossimo oratore, anzi la prossima oratrice, è Annalisa Santini, la dottoressa Annalisa Santini, che affronterà un discorso molto particolare, la rosa negli ex libris. Lei ha fatto una ricerca di tipo, diciamo, bibliografico, veramente minuziosa nel corso di questi ultimi anni, su tante fonti che attengono all'esoterismo. E questo è un cameo molto, molto, molto gustoso che adesso ci propone. Signore, a voi Annalisa Santini. Buongiorno. Per comprendere un pochino le motivazioni della nascita degli ex libris, bisogna inevitabilmente accennare alla nascita dell'Arabia. Dunque, fin dall'origine della sua civilizzazione, l'uomo ha dovuto essere lacerato, essere in conflitto con se stesso tra due impulsi diversi. Quello che lo metteva in conflitto con i suoi vicini e lo allontanava da essi, e da un altro che invece l'avvicinava e lo metteva in contatto con tutti. E i rapporti erano una dicotomia, per questo motivo tante volte ci si appoggiava e tante volte invece li combatteva. Ovviamente, man mano che si sovrapponevano i vari gruppi, abbiamo dal clan siamo passati alla famiglia, dal popolo alla tribù, e abbiamo avuto la capofamiglia, i capotribù e il sacerdote. Questi rapporti si concretizzarono anche sotto forma di simboli totemici. E le prime connessioni che noi abbiamo con l'Arabia le abbiamo grazie a questo arazzo, che poi in realtà non è un arazzo, ma è un lunghissimo ricamo di oltre 60 metri. È un tessuto ricamato che fu realizzato o in Normandia o in Inghilterra nella seconda metà dell'undicesimo secolo, e descrive per immagini gli avvenimenti chiave relativi alla conquista normanna dell'Inghilterra nel 1066, come la battaglia di Hastings fra gli anglosassoni e i normanni invasori che poi vinsero. Sono raffigurate persone, animali, edifici, è una fonte preziosissima di storia. Per quello che interessa a noi, vediamo che per la prima volta c'è l'uso in battaglia di insegne per riconoscere l'amico dal nemico. I simboli non erano molto vari. Qui vediamo un drago alato con la coda spirale, che era riservato a cavalieri normanni. Quegli altri invece avevano una sorta di svastica o croce gammata identificabile con l'emblema solare. Siamo alla metà dell'undicesimo secolo, ancora la Arabia non esiste. Le armi in genere erano quelle del feudo, e quando il cavaliere cambiava feudo cambiava anche le armi. Alla fine del XIII secolo, e soprattutto alla fine del XIV, il blasone passa dal possedimento alla famiglia e la segue anche dopo la perdita del feudo in questione. Però cosa succede? C'è un'omologazione a questo punto, ma l'istinto umano, la personalità individuale si sente costretta a essere troppo omologata, e allora in ogni branca della famiglia i vari membri che la compongono aggiungono al blasone di base chi una figura, chi una decorazione particolare. A partire dal 1155, data della morte di Goffredo V d'Angiò, detto il Plantageneto perché? Perché prese come simbolo araldico la pianta di ginestra, la planta geniste, e dal suo suocero Enrico I Boglerk ebbe il permesso di usare i leoni o gattopardi normanni nel suo stemma, che qui vedete nel suo scudo sono. E a questo punto, un secolo dopo, si comincia a organizzare l'araldica. L'araldica anglo-normanna, quella degli Angioini che ne raccolsero l'eredità, sono quelli che in Occidente hanno creato la scienza dell'araldica.
Gli emblemi non sono molti inizialmente, si riducono, come ha detto l'oratore precedente, fondamentalmente al leone, il leone cristiano, il leone di Giuda, che è un simbolo biblico che da una parte si oppone a tutto un passato morto, anche alla stessa mitologia pagana, dall'altra parte abbiamo il nemico del momento, il saraceno, che corrisponde al drago. Però a questo punto le figure non corrispondono più come in precedenza a dei concetti filosofici, ma diventano astratte, cioè la radica diventa un'astrazione di figure che fondamentalmente vogliono rappresentare il cognome o gli attributi del cavaliere. Da qui arriviamo all'Ex Libris. Con questo termine, ex libris, ci si riferisce a un'etichetta solitamente ornata di figure o di motti che si applica su un libro, generalmente al foglio di guardia, cioè il primo foglio bianco che separa la copertina dal testo, o alla controguardia, cioè al foglio che è incollato all'interno della copertina, per indicarne il proprietario. È un contrassegno per i volumi di una biblioteca privata o anche pubblica. Talvolta il cartellino può essere semplicemente un timbro, anche se è molto bello e molto ben studiato come questo. Rappresenta un legame del lettore con la propria biblioteca e in genere ne rappresenta anche i gusti. Con l'introduzione da parte di Gutenberg tra il 1439 e il 1450 dei caratteri mobili, la produzione libraria ebbe una grandissima fioritura, però non era più come il manoscritto, ce n'erano molti gli esemplari dello stesso libro, e allora ritorna la spinta a riconoscere proprio i libri da quelli degli altri. E c'è questo meccanismo psicologico per cui l'individuo non accetta l'unificazione completa con gli altri e deve distinguersi da essi. E allora nasce appunto l'ex libris. I primi ex libris in genere erano araldici, come può essere questo qui. Questo è degli Aragona, Tagliavia, Cortez. Infatti erano, non è antichissimo, è un ex libris dell'Ottocento, però riproduce appunto lo stemma di questa famiglia. E c'è anche l'impresa è quella di Hernán Cortés, che è scritta in basso, vedete, Domini Judicium apprendi Theos, e fa riferimento appunto agli indigeni americani che il giudizio di Dio appunto le avrebbe insegnato come fare. Qui abbiamo un altro ex libris araldico, ancora, questo è un ex libris scozzese, è già un po' posteriore perché l'incisione non è in rame come i precedenti, ma in acciaio. Questo è un ex libris araldico, ma religioso, questo è il vescovo di Treviso. Vediamo lo stemma familiare, sopra il cappello vescovile, che si riconosce dalle nappe. Se fosse stato un cardinale sarebbero state tre di più. È tutto un linguaggio molto preciso quello dell'araldica. Abbiamo la mitra, il pastorale, anche questa è un'incisione sul rame. Questo è un ex libris molto semplice, è appunto il cosiddetto epigrafico, perché è semplicemente un contenuto a stampa. Questo è anche questo del 1800. Ecco, questo è il più antico ex libris conosciuto, è quello di Hans Igler, che soprannome di Johannes Knabelsberger, che era cappellano di una famiglia bavarese. C'è questo riccio, il profilo, c'ha due fiori in bocca, tre forse, perché uno è nascosto dal lambrecchino, per usare un linguaggio araldico. E c'è un'iscrizione, Hans Igler, das dich ein Ige Hus. C'è un gioco di parole tra Igler, che era il soprannome, e Ige, che è riccio in tedesco. La traduzione grosso modo è Hans Igle che riccio ti baci. Ci sono molti fiori sparsi in terra,
sembra che l'animale abbia fatto una cernita, forse come fa la cernita dei suoi libri il cappellano. Questo motto era considerato un animaletto portafortuna a Riccio. E addirittura anche nella tomba di Hans Igler c'è di nuovo questo motto. Questo rientra nel gruppo degli ex libris parlanti, ovvero sia degli ex libris che fanno un gioco di parole o rappresentano con un'immagine il nome del proprietario. Lo stesso è per questo ex libris italiano, probabilmente il primo, che risale al 1548 e appartenuto al vescovo di Tortona, Monsignor Gambara. Vi inserisce lì l'immagine di un gambero, vedete in basso. E anche qui c'è un'analogia fra il cognome e il nome. Abbiamo molti di questo genere. Quando il nome del proprietario si presta, ne so, abbiamo dei pesci, se il proprietario si chiama Pesci, o Fischer, o Poisson, oppure, che ne so, abbiamo un bue quando il signor Manzi, o anche il signor Manzoni, eccetera. Anche questo è un ex libris parlante. E qui ci si riferisce alla rosa, questo oltretutto è un ex libris bellissimo che è al British Museum. E il signor Ernst Rose ha sotto una pergola di rose davanti a un cespuglio di rose. Gli ex libris però, no, anche questo è un ex libris parlante molto semplice, però il gioco di parole è fatto con il nome proprio invece che con il cognome. Gli ex libris però hanno anche la funzione, o avevano, di difendere i propri libri dai furti. È un sistema abbastanza ingenuo, però comunque ritrovandolo, essendoci attaccato il cartellino, doveva per forza il ladro strappare il nome della pagina, che era comunque una confessione di colpevolezza, o lasciarci il nome del proprietario. Purtroppo il furto dei libri antichi, dei manoscritti, è una piaga molto diffusa. Forse è l'oggetto più rubato, l'oggetto libro. E purtroppo non è solamente un libro, un oggetto d'arte prezioso, ma è anche circolazione di idee, di cultura, di conoscenza. Purtroppo il possesso di un'edizione pregiata ha sempre attirato ladri, furti in proprio o furti su commissione. Vi ricordate quando fu 2 o 3 anni fa che c'è stata a Napoli una serie di furti di migliaia di volumi nella biblioteca di Girolamini, che era proprio il direttore della biblioteca che le rubava con la complicità del cappellano. Nell'antichità usavano le maledizioni. Vi leggo questa, che era nella biblioteca abbaziale di Arnstein nell'Astia, dedicata alla Vergine. Se qualcuno la deruba, possa egli morire la morte, possa essere bollito in un pentolone, che l'epilessia e la febbre lo colgano, si è spezzato sulla ruota e impiccato. Amen. Questo mi piace. È la scomunica. Questa è una biblioteca spagnola. Come vedete, la scomunica addirittura riservata a sua santità, sicché una delle scomuniche più gravi. E questa scomunica a chiunque possa rubare o danneggiare qualche libro, pergamena, papiro di questa biblioteca. E non possa essere tolta e non sarà tolta fino a che il danno non sia completamente reintegrato. Attualmente si dovrebbe ricorrere a sistemi molto sofisticati, a microchip e addirittura degli scanner, anche per controllare poi che le persone non abbiano dietro materiale per danneggiare i libri. Purtroppo so teorie. Le edizioni ex libris, ex folis, dai libri di ex biblioteca comparvero frequentemente accanto al nome del bibliofilo solamente nella seconda metà del Settecento, che portò notevoli mutamenti sociali e permise ai libri di diventare accessibili anche alla nuova borghesia, agli studiosi, ai ricchi mercanti, ai professionisti, alle originarie xilografie.
del 5-600 sa cominciare a affiancarsi l'incisione in rame e allo stemma e all'impresa nobiliare cominciarono a fiancarsi motti e soggetti iconografici a personam. Attualmente viene prodotto come un multiplo lex libris su carta, realizzato con tutte le tecniche sia tradizionali che moderne. Abbiamo la xilografia, la calcografia, la serigrafia, la linoleumografia, che ora è molto di moda, la fotoincisione e, più raffinata di tutte, l'incisione all'acquaforte. Tutte queste tecniche hanno un bel richiamo alchemico per il gioco di un'incisione su una matrice che crea l'immagine proprio con quello che lo scavo ha tolto, sul chiaro che diviene scuro come un pavimento bianco e nero. Il lascio dell'acquaforte trasforma la materia che ha corroso in arte. Il Novecento poi ha dato un'ulteriore svolta all'ex libris, che è diventato un oggetto alla moda, ha cominciato a seguire tutti i percorsi artistici dell'epoca, una sua valutazione e una sua rarità. I committenti in realtà non lo utilizzano più per incollarlo al libro, ma proprio come un oggetto a collezione a sé stante. Allora, la rosa, torniamo alla rosa. La rosa, che è il tema di questo convegno, è ben presente in eraldica. La rosa dopo il giglio è il fiore più comune utilizzato nel blasone. Se ne vede un gran numero nelle armi d'Italia e di Francia. Però, soprattutto in Sicilia, in Veneto, Piemonte, però ecco, è frequente ovunque. Allora la rosa, questa è una rosa York, è indicato come un fiore convenzionale di 5 più petali, attornianti un bottone, finemente ripiegati nel lembo superiore e frammezzati dalle punte di foglioline. La rosa normale ha 5 petali. Si definisce bottonata se, come questa, il bottone centrale è di smalto diverso. Smalto in araldica significa colore. Gambuta, quando mostra il gambo, o questo è di uno smalto diverso, cioè di un colore diverso. Punteggiata, come questa, quando le foglioline che separano i petali sono di smalto diverso. In araldica è simbolo di bellezza, onore puro, soavità di costumi, nobiltà e merito riconosciuto. I suoi colori usuali sono il rosso, l'oro e l'argento. Questa è una delle rose più famose, bianca, bottonata d'oro e punteggiata di verde. Questa è la rosa dei nemici, la rosa Lancaster, che è rossa, bottonata d'argento e punteggiata di verde. La rosa Tudor, che è la fusione delle rose Lancaster e York. Appunto, qui si viene definita rosa rossa col cuore bianco, bottonata d'oro e punteggiata di verde. La rosa racchiude in sé una serie di simboli contrastanti, è simbolo d'amore, sarà Venere, narra il mito che dalla schiuma del mare da cui nasce Venere spunta un cespuglio spinoso che, irrorato dal nettare degli dèi, fa fiorire rose bianche. Significa passione terrena, ma anche perfezione celeste, tempo e eternità, vita e morte. Secondo una superstizione molto diffusa nel Medioevo, era il fiore che le streghe preferivano, forse a causa delle spine. Secondo la tradizione cristiana, però, queste spine sono interpretate come il tormento dei martiri. Questo è un ex libris di Zambertiani, molto bello, del Novecento. Credo il significato sia la sofferenza e le difficoltà di acquisire una cultura. Appunto, la rosa sa concentrare anche significati molto diversi fra sé, come odio e amore, però sono le due facce della stessa medaglia, in fin dei conti, perché le passioni non conoscono una via di mezzo. La rosa, forse per la sua forma rotonda,
che è considerata da tempi più antichi un simbolo di perfezione, è considerata simbolo di completezza ma anche di ciclicità. È il simbolo del divenire, ma per traslato indica anche il perpetuarsi della vita terrena a una vita che noi ancora non conosciamo. Non mi voglio dilungare, ma la sua rapidità nel nascere e poi nell'appassire simboleggia anche morte e sofferenza. Questa acquaforte lo simboleggia molto bene, vedete c'è scritto in alto, non so se qui si può leggere, Carpe Diem. Carpe Diem rappresenta proprio la fuggevole fioritura della rosa. Sopra, sì. Questo è un volgarissimo ex libris prestampato, anche se c'ha una rosa rappresentata. Allora, se il nome del proprietario vi viene scritto a mano, è definito contrassegno prestampato. Se invece viene stampato il nome prima di incollarlo, diventa un vero e proprio ex libris. Anche questo è un ex libris parlante. Questo è la donna stessa, si vede bene con una mano femminile, che sceglie una rosa da offrire, con vari significati simbolici, fondamentalmente erotici e sensuali. Questo è un ex libris perché la città di Pescara ogni anno fa un concorso ex libristico dedicato ad D'Annunzio. Questo potrebbe anche significare, come nella fiaba della Bella e della Bestia, che la bellezza del principe è una gioia promessa a chi ha desiderato solo l'essenziale. Qui si entra negli ex libris massonici, dove la rosa è un simbolo abbastanza comune. Ovviamente l'ex libris massonico è nato dopo il 1717, ma la simbologia non è sempre stata molto esplicita, in quanto soprattutto nelle nazioni cattoliche la persecuzione c'è sempre stata. Solo negli ultimi, diciamo nel dopoguerra, ha cominciato un pochino anche in Italia a rendersi palese. Nel mondo anglosassone invece, in Olanda, fin dal secolo scorso esistevano ex libris massonici, sia di privati che di biblioteche massoniche. Questo appartiene a un lete sobrino di una loggia brasiliana, la Regeneração Campinense. Qui si vede la verità non muore mai. Si vede il grembiule che rappresenta il simbolo del lavoro massonico. Esatto. È un simbolo di purificazione e di conoscenza, ma anche un simbolo di riconoscimento. Vediamo anche qui che ci sono tre rose. Queste tre rose possono voler dire che sono il simbolo del perenne cambiamento che dobbiamo effettuare in noi stessi, appunto la rigenerazione, che è il titolo della loggia, però potrebbero anche significare che le tre rose, che il proprietario appartiene a un'organizzazione iniziale. Questo è un ex libris moderno ungherese, da dove si vede che una pianta grassa piena di spine nasce dal cespuglio di rose pieno di spine, però il fiore che c'è sopra è bellissimo, la rosa dimostra grazia, bellezza, onore incontaminato. Di nuovo abbiamo un altro ex libris figurativo, anche qui di Peter Jenstra, abbiamo la stella fiammeggiante, di nuovo tre rose, simbolico anche il numero, un violino, l'anima cresce attraverso la bellezza, ma anche lo studio rappresentato dal violino, ma anche la sofferenza delle spine e l'applicazione, di nuovo cioè lo studio del violino stesso.
Di nuovo qui troviamo uno strumento musicale. Lo strumento musicale messo sopra una rosa. C'è un tempio massonico parzialmente celato dal libro, il sole e la luna e uno spartito musicale. Quest'altro, vediamo che nelle tre rose messe in alto, e sotto le quali ci sono squadre a compasso, c'è una croce patente. Questo è olandese e le lettere che sono inserite all'interno di queste tre rose sono le iniziali in olandese di saggezza, forza e bellezza. La rosa, abbiamo, è stato già detto, è il simbolo del silenzio, tanto che gli antichi ne ponevano una in mano alla statua di Arporate e la dipingevano anche sulla volta delle stanze destinate ai consigli segreti. Era Papa Adriano VI addirittura la fece mettere nei confessionali, sopra confessionali, perché per simboleggiare il sacro vincolo della segretezza che legava il confessore. In ogni caso la locuzione latina sub rosa è un invito al segreto. Abbiamo anche questa di tipo figurativo e anche questa abbiamo che sopra le tre figure in lingua fiamminga ci sono le iniziali di nuovo di saggezza, forza e bellezza. Ognuna di queste figure nasce sopra una rosa a cinque petali. Del resto in massoneria la rosa non sempre è utilizzata come raffigurazione simbolica, ma per esempio in alcune feste come il San Giovanni d'estate è utilizzata anche in senso reale. Ecco qui ci si ricomincia a riavvicinare alla simbologia di tipo rosa cruciano. Vedete, gli strumenti massonici sono messi in modo da formare una croce e sopra c'è una rosa. Lo stesso, qui la rosa è la noce del compasso, ma è anche messa al centro di una croce. Ugualmente questa. Questo è molto bello. Questo vediamo la fenice con le fiamme che simboleggia anch'essa l'immortalità e la resurrezione. Anche qui abbiamo la rosa, la rosa a cinque petali. La rosa è anche simbolo della carità che se spinta fino ai limiti estremi può portare al martirio. Questo è un bellissimo ex libris, un acquaforte del 1989 di Victor Schabel, l'austriaco, raffigura un nobile in costume cinquecentesco sotto il sole al suo zenith. Questo gentiluomo si trasfigura in un uomo nudo che configge la sua spada in un intero cespuglio di rose. Sullo sfondo vediamo una città nordica e vediamo un corso d'acqua. E questo raffigura proprio il viaggio del principe Rosacroce. Ha già parlato molto meglio di me di chi erano e che cosa facevano i Rosacroce, l'oratore che mi ha preceduto. Però in massoneria vorrei dire, se mi è permesso, che il grado di Rosacroce è il 18° dei gradi del rito scozzese antico e accettato. E riferire in quel momento storico dell'alchimia, intesa come tramite per aprire la porta della conoscenza, era un mezzo per ricordare che la sapienza era per i pochi che si dimostrassero degni di possedere superiori ricchezze spirituali. Il nobile indossa un costume di foggia elisabettiana. Questo abito, un frock, il soprabito, era un abito dell'altissima nobiltà, addirittura costruito con un'abile opera di sartoria in strette strisce di stoffa, cucite fra loro solo in parte, a simboleggiare i tagli di un costume, di un uniforme, per meglio dire, di battaglia. Questo veniva utilizzato dalla grande nobiltà solo in occasioni speciali.
Ricordiamoci che c'era la grande catena dell'essere, la Great Chain of Being, e alla base c'erano i poveri, i contadini, e all'apice, più importante dello stesso Dio, c'era la regina, e gli abiti dovevano rigidamente rappresentare lo stato sociale. Allora abbiamo questo nobile, ricco di denari, ricco di sapere, che si trasforma, grazie ai suoi viaggi, alla ricerca del bene e della conoscenza, si trasforma in un uomo nudo che davanti alla spada divenuta croce raggiunge la più alta pienezza che può raggiungere un essere umano. Qui vediamo, per ritornare all'intervento precedente, alla nascita del momento ufficiale del rosacrucianesimo. Qui abbiamo lo stemma del monaco luterano Johannes Valentinus Andreae a Kassel in Germania, molto vicino al luteranesimo. Qui abbiamo il Sigillum Lutheri e la rosa araldica di Lutero, che come vedete è bianca, punteggiata di verde, con un grande bottone centrale a forma di cuore caricato da una croce latina di nero. È il simbolo del luteranesimo, ma abbiamo anche questa specie di ex libri. In realtà è un contrassegno manoscritto. Da dove viene questo? Viene da un manoscritto che è conservato nel fondo antico della Biblioteca Nazionale di Napoli, che ammette che è stato esposto lo scorso anno alla Biblioteca di Via Senato a Milano. Una cosa meravigliosa, creduto, il fondo antico di questa biblioteca. Questo mette in discussione la datazione tradizionale della nascita del rosacrucianesimo per le implicazioni sulla presenza, già nella prima metà del Cinquecento, di un numero di adepti nel napoletano. È una collettana di 3 testi diversi, l'ultimo dei quali è intitolato «Osservazioni inviolabili da osservarsi dagli fratelli dell'Aurea Croce o della Rosa Croce precedenti la solita professione». Questo è il più antico statuto rosacrociano ad oggi conosciuto, e adesso si fanno risalire le strettissime leggi e patti. Cioè, qui siamo con questo manoscritto del 1542-1543, e siamo molto più addietro del 614, quando è stata scritta a Kassel la Fama Fraternitatis, o addirittura del 16, che sono state scritte le nozze ignee di Christian Rosenkreuz. Questo disegno è presente in chiusura proprio nell'ultima pagina. C'è scritto capitoli degli fratelli dell'Aurea Croce. Vi ringrazio. Grazie Annalisa per questo bellissimo cameo.